Season 4 non sarà come voi vi immaginate, ma sarà totalmente diversa, mi credereste? Perché è proprio così, raga. Infatti la season 4 è stata totalmente svelata, o almeno è stato svelato, diciamo, il tema principale della season, ovvero il tema dell'oscurità e soprattutto, raga, il ritorno dei sette. Infatti, raga, Fortnite ha svelato per sbaglio questa immagine riguardo la nuova stagione. E cosa vediamo in questa immagine? Beh, innanzitutto vediamo una mano che cerca praticamente di riemergere da un mare di melma nera, ragazzi. Questa melma potrebbe caratterizzare tutta quanta la nuova stagione di Fortnite. E se non vedete l'ora che arriva, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi, raga. L'iscrizione è importantissima e soprattutto è gratis con la campanella attiva. La mano, ragazzi, di questa immagine sembra proprio quella di Paradigma, che appunto sta cercando di togliersi questa melma di dosso e riemerge, raga, per tornare a combattere e salvare la mappa di Fortnite, che in questo momento è in pericolo. Sì, proprio così. Infatti la mappa di Fortnite in questo momento potrebbe, raga, essere totalmente distrutta da questa melma che piano piano sta salendo e ricoprirà tutta la mappa. Non sto scherzando. Infatti già, ragazzi, in lobby si vede un pochettino di questa melma. Forse vi avevo messo un'immagine a schermo. Praticamente nella lobby prepartita, raga, si vede un po' di questa melma che sta salendo e quindi probabilmente ha un aumenterà, ragazzi, piano piano e coprirà tutta la mappa, a meno che i sette non ci salveranno. Il leaker Apex ha anche detto che finalmente la season 4 non sarà tema Marvel, quindi per tutti quanti quelli che vogliono la Marvel e per quelli che non vogliono una season collaborativa, bene, ragazzi, siete felici adesso. Io sinceramente non è che mi avrebbe fatto schifo una season Marvel, però diciamo che sono un po' indifferente e sono contento appunto per quelli che avrebbero odiato una stagione collaborativa. Ora siamo sicuri al 100% che non ci sarà, ma questo non vuol dire che non arriveranno skin Marvel. Infatti è stato detto sempre da Apex che nel negozio oggetti di Fortnite durante la prossima stagione probabilmente, non è sicuro al 100%, potrebbe arrivare la skin di Miles Morales. Esatto, raga, questa è quella skin che praticamente tutti quanti vogliono avere da un sacco di tempo. Mi raccomando, attivate la campanella perché dopo domani uscirà un video su tutte le ricompense gratuite da riscattare prima della nuova stagione. Quindi mi raccomando, attivate la campanella per non perdervelo, e se invece è già uscito, mi raccomando, andatela a vedere. Ma quindi come sarà il nuovissimo pass battaglia di questa stagione 4 di Fortnite? Ecco il concept del pass battaglia. Come vedete abbiamo... la skin di Geno qua, ragazzi, a destra. Poi abbiamo pure la skin del testimone floreale sopra Geno e moltissime altre skin. Scrivete voi nei commenti quali skin potrebbero uscire. Qualcuna probabilmente in collaborazione con Marvel, ovviamente non tutto il pass. In più vediamo questo mecha gigantesco qui al centro del pass battaglia. Prima di continuare però, mi raccomando, vi ho messo a schermo un codice, raga, per riscattare V-Bucks sul sito di Epic. Il più fortunato di voi, o meglio il più veloce tra di voi, lo andrà a riscattare. Quindi mi raccomando, like e iscrizione, attivate la campanella, perché nei prossimi video, magari, non in tutti ma in alcuni video, potrò mettervi altri codici. Andiamo avanti però, passiamo subito a come potrebbe essere la nuova mappa di Fortnite. Bene, secondo moltissimi leaker, raga, la nuova mappa di Fortnite potrebbe contenere un sacco di melma e tutta quanta la parte dove ora praticamente ci sono le cascate della realtà potrebbe essere totalmente ricoperta da questa melma cattiva. Oppure secondo alcuni, ma io non lo so, non credo molto a questa teoria, la mappa potrebbe essere praticamente tutta quanta con delle basi dei sette che appunto sono riusciti a tornare sull'isola di Fortnite e che cercano di riprendere il controllo, visto che l'hanno praticamente perso in questa stagione dopo la vittoria con l'ordine immaginario. Ma non lo so, sinceramente non credo. Magari sì, qualche avamposto di sette potrebbe esserci, ma la mappa non sarà totalmente di avamposti, insomma. Raga, ci sono un pochettino troppi nemici in questa zona, meglio che mi camper un pochettino qua in high ground. Mentre vi vado anche a dire tutti quanti i nuovi boss che sono stati leakati della nuova stagione, con possibili nuove armi mitiche. Finalmente, raga, come ai vecchi tempi, tantissimi nuovi boss con magari il cavo, ma non lo so, secondo me è una speranza un po' esagerata. Il primo nome in codice del primo boss, ragazzi, è Freaky. Quindi non lo so, ragazzi, sinceramente cosa voglia dire. Forse tipo capriccioso, una roba del genere. Il secondo si chiama Habitat, molto molto strano. E il terzo Emblem. Ovviamente questi sono nomi in codice, quindi non saranno i nomi dei boss. E secondo un leaker, raga, l'ultimo boss, quindi Emblem, potrebbe arrivare non in questa stagione ma nella stagione 5 addirittura. Quindi praticamente questo leaker, raga, è tipo super avanti sulle stagioni di Fortnite.
Scusami, che cavolo ci fai col taxi qui in mezzo all'acqua? Scusami, ma io non ho capito. Vediamo se riusciamo a killarlo e dopo vi vado a parlare anche dell'ultima notizia di questa stagione. Ok, no, niente, è scappato come un codardo, l'avevo tipo one-shottato, l'avevo tipo totalmente distrutto, ma vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a parlare dell'ultima notizia, ovvero dell'evento di Halloween qui su Fortnite. Di questo ci farò anche un video a parte, per questo campanella attiva, mi raccomando, su tutte. Ma vi voglio un attimo anticipare quello che sappiamo. Allora, tutti quanti i leaks che avevo detto negli scorsi video della collaborazione con Stranger Things, delle ricompense gratis eccetera, sono stati smentiti da Apex. Infatti vi avevo già detto che non erano leaks ufficiali, non erano di leaker molto molto, diciamo, affidabili, quindi in pratica sono state smentite. Però ciò non significa che nell'evento di Halloween non potrebbe arrivare una collab con Stranger Things oppure tante ricompense. Sicuramente le ricompense ci saranno e ce ne saranno veramente un sacco, perché in ogni evento di Halloween praticamente è sempre pieno di ricompense da 4 anni, anzi da 5 anni a questa parte. Ma oltre a tutto questo, mi ero dimenticato di dirvi che nella prossima stagione, ovvero nella season 4, ci sarà effettivamente l'evento finale, perché in questa stagione 3 probabilmente non ci sarà, almeno non si sa ancora finché non uscirà la nuova patch, quindi credo domani, cioè no, oggi che vedrete il video dovrebbe essere uscita la patch. Perciò se non ci sono file dell'evento in questa patch, probabilmente l'evento no ragazzi, non ci sarà. Se invece ci sarà l'evento questa stagione 3, ma ve lo dico raga, non credo, probabilmente nella 4 non ci sarà. Insomma, fanno una season evento sì e una stagione evento no, credo ormai lo sapete tutti quanti. Ma ora voglio vedere insieme a voi questo trailer concept, raga, sulla nuova stagione di Fortnite. Vediamo il casco di fondazione con una scritta "dove sono loro", ok? C'è Jonas, raga, prigioniero, vediamo cosa sta facendo. Attenzione. Ok, raga, c'è una mappa con praticamente un mecha gigantesco. Ok, oh mio Dio, è quello che abbiamo visto prima nel pass battaglia concept. Ok, 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 questo mecha potrebbe essere molto importante secondo questo concept, ovviamente, perché non è ufficiale per nessun motivo. Ok, c'è tipo una specie di capsula dove appunto vediamo il casco di fondazione. Ma che cavolo? Aspettate, aspettate un attimo, non sto assolutamente capendo. Non ho neanche capito cosa c'era scritto, ma ok, oh, non era il casco di fondazione, era il casco, raga, di una dei 7. E in pratica se l'è messo Jones, ma che cavolo Fortnite. Tra l'altro nel negozio oggetti è uscita la skin di Jones prigioniero, o meglio Jones scatenato. Sarà un caso oppure sarà fatto apposta? Sinceramente non lo so, aspetto tutte quante le vostre teorie. Mi raccomando, qua sotto nei commenti vi ricordo di supportarmi con il codice NAX con 2X. Mi raccomando, NAXX nel negozio oggetti, premete accetta per shoppare il nuovo pass battaglia, per supportarmi gratuitamente. E noi ci vediamo dopodomani con un prossimo video a parlare delle nuove ricompense gratuite da riscattare assolutamente prima della nuova stagione. Detto questo, bella ragazzuoli.